alternativa, devo, intanto avevamo visto bene a invitare al di là del partito, non partito sono, a chiedere, diciamo, di interloquire con noi alle cose che hai detto, lo dico solo così. Io incomincio a dare conto di alcune presenze. Ringrazio, noi abbiamo fatto l'invito, diciamo, a una serie di soggetti. Diversi sindaci e comuni hanno aderito a questa iniziativa. Diversi sindaci siciliani, non li ricordo tutti, voi mi perdonerete, ma andate nel sito e li vedete, diversi sindaci lucani, nel sito di Alta Agricoltura, diversi sindaci di altre regioni, qui ce ne sono alcuni, c'è in particolare il sindaco di Nisceni, Ciccio Rosa. E l'assessore all'agricoltura, il sindaco non poteva venire, del comune di Vittoria, Concettafiore. Io li ringrazio a nome di tutti gli altri, infatti i sindaci sono impegnati in questo momento in una iniziativa, o sono stati impegnati oggi in una iniziativa dell'ANCI, è comunque importante come al solito l'interlocuzione con loro. Noi daremo poi dopo la parola a uno dei loro soggetti. Sindaco, sei tu, dimmi. Sì. Uno di quelli che avevo invitato e che mi ha appena chiamato, mi sta venendo per un saluto a fin di votare al Senato, mi ha appena chiamato, è Lumia. Sta venendo, mi ha appena chiamato, devo dire, quindi daremo poi la parola al sindaco di Nisceni a nome di tutti i sindaci che hanno aderito, nel senso che altrimenti facciamo la discussione con i comuni e naturalmente pur considerando le più importanti. Ringrazio la presenza, poi io ne cito alcuni che so che sono, li ho visti, altri che ci sono, poi se mi dite che siete presenti ne diamo conto e magari così prevediamo anche gli interventi. Ringrazio Giacomo Rossi da Pesaro Urbino col gruppo di agricoltori che è venuto non su, giù, no? Perché questo è giusto, che non saliamo, questo vedete, ok. Di un comitato di agricoltori, fronte di azione popolare di agricoltori di Pesaro Urbino. Ringrazio Jacopo Becherini che è il presidente nazionale di Liberi Agricoltori. Ringrazio Gian Matteo dell'ASPA Lazio. Ringrazio della presenza due associazioni di consumatori, la di Consum Basilicata con il suo presidente regionale e l'ACU Marche Carlo Cardarelli. Carlo Cardarelli, mio vecchio amico. Io, amico in comune. No, è che io sono un dislessico mentale per i nomi, perdonate. Quindi altri che noi abbiamo invitato, se ci sono. C'è il presidente del Consiglio di Nisceni. C'è il presidente del Consiglio di Nisceni, altre cose da te. Allora io adesso do la parola, diciamo, noi abbiamo previsto questa modalità. Dopo questi due interventi, altri due interventi, diciamo, che aiutano a comporre il senso della discussione, pregandovi, so che è antipatico, insomma, pregandovi, insomma, in qualche modo di contenere gli interventi, perché abbiamo bisogno invece di favorire la possibilità di intervenire, tenendo conto che noi alle 18 dobbiamo andare via, vorremmo dare un senso anche finale alle proposte concrete di questa giornata, poi di lavoro, e quindi io do la parola a Tano Malannino, agricoltore di Vittoria, presidente di Altra Agricoltura, e poi sempre dell'esecutivo di Altra Agricoltura a Lino Martone, che è anche uno dei leader storici del sindacalismo campano, presidente dell'associazione degli allevatori bovini, bufalini, scusate, gli allevatori bufalini di Caserta, sapete bene qual è il centro d'assenzione, perché ci aiutino a completare questo ragionamento. Dico solo una piccolissima cosa a Sonia, noi non li abbiamo invitati gli altri parlamentari perché questo per noi è fondamentalmente un luogo di organizzazione, mobilitazione e riflessione. Posso garantirlo, lo dico così, e chi conosce Altra Agricoltura, il nostro linguaggio lo conosciamo tutti, sappiamo come andarli a snidare. Mettete tranquilli. Viene il momento, a questo momento noi usciremo da qua
con un percorso preciso e anche delle tappe. Posso garantirti, questa sarà la proposta finale, che nelle prossime settimane come minimo prevediamo una tappa in cui pretendiamo dal governo nazionale risposte, dal governo nazionale, ministro o non ministro che sia, e pretendiamo dal Parlamento italiano delle risposte. Quindi noi nelle prossime settimane, cioè quello sarà il luogo in cui, a prescindere dal fatto che se sono partiti di governo o d'opposizione, chiameremo i soggetti alle responsabilità. Questo vuole essere soprattutto invece un momento di auto-organizzazione, di riflessione, di proposta, di spinta in avanti. Abbiamo poco ragionato sull'idea di interloquire con la politica, salvo il fatto che tu ci hai dato invece un grande taglio alle questioni, come ci attendevamo e come hai fatto. Io ti ringrazio, Tani, vai.